Aspetta. Là. Ma non è possibile. E questo sono io. Lo vedi dove si trovano i bambini? Sotto i cavoli. È vero. Prendilo su. No, prendilo tu. Ho paura di fargli male. Anch'io. Non possiamo mica lasciarlo qui. Ma i genitori? Chi lo sa. Cosa si fa in questi casi? Ma tiriamolo su intanto, tu per la testa e io per i piedi. Sì, sì. Attento, Piano, piano, piano. Ehi, fratelli, che cosa fate? Abbiamo trovato questo, un bambino. Ebbè, non avete mai visto un bambino? In un campo di cavoli, no. Anch'io. L'hanno lasciato solo, non c'è nessuno. A chi dobbiamo darlo? Cosa dobbiamo fare? A me, datelo a me i bambini mi vogliono bene. Vediamo se si trovano i genitori prima che faccia buio. Che bello, portiamolo al convento. Visto? Fratelli, venite a vedere. Non è vero che un bambino piccolo, appena nato, non vede e non capisce niente. Invece capisce tutto, solo che non sa dirlo. Io, per esempio, stavo tranquillo e avevo smesso di piangere. Perché nelle braccia di Fra Giocondo mi sentivo al sicuro e il movimento minava benessere. Apri! Apri, fratello! Apri, frate portinaio! Oh, ti ha messo paura, no? Scusalo. Guarda cosa ti abbiamo portato! Piano, non sono mica solo. Oh, scusa, dai. Guardalo, ti piace? È piccolo, piccolo. Dai, bello. Andiamo, sì. Ciao. Che succede? Da dove viene questa creatura? Non è più né padre né madre. Ne siete sicuri? Abbiamo chiesto a tutti quelli che abbiamo incontrato. Era abbandonato dietro una casa distrutta. In nome del Padre, siete figli di Spirito Santo. Domani riprenderemo le ricerche. Chiedete in giro, indagate. E se veramente i suoi genitori sono morti, troveremo con l'aiuto di Dio una brava donna e un bravo uomo che gli facciano da padre e da madre.